Salve, sono Turati Alessandro, sono l'enologo dell'azienda agricola Zecchini, si trova a Grezzana, nella parte est, nella zona della Val Pantena. L'azienda nasce nel 2000, da una partenza di 3 ettari, adesso siamo a 19 ettari e mezzo, tutti i vigneti per la produzione dell'amarone, del ripasso, del Valpolicella. Facciamo un solo tipo di amarone, questa etichetta, che è l'etichetta nera, è l'etichetta classica dell'azienda. Sono dei vini austeri, hanno gradazioni che vanno in media nelle annate dai 15,5 ai 16,5 di alcol. Hanno un gusto molto particolare perché la zona dà un'impronta sul vino di metalli ferrosi e un gusto anche secondario di pietra focaia e gusti eterei. Uvaggio, siamo a un 40% di corvina, un 20% di rondinella e la rimanenza siamo col corvinone, proprio perché in questa zona, nella zona della Val Pantena, in particolare sopra le colline di Grezzana, viene molto bene ed ha un gusto veramente particolare anche di frutta e di spezie. Spezie diciamo dalla cannella ai chiodi di garofano. L'appassimento fino a diciamo i 20-25 di dicembre. Finita la fermentazione, che dura circa un mese, il vino viene svinato, si fa decantare e poi va dentro in barrique di primo, secondo e terzo passaggio, in modo che il vino non prenda un'impronta troppo da legno e non sia troppo evolutivo. Questo vino, una volta imbottigliato, deve rimanere anche in bottiglia a riposare, diciamo 6 mesi. Il 2009 è molto caldo, si sente una bella nota di spezie e l'annata 2009 è stata molto particolare, in quanto in questa zona c'è stata una produzione media, non è stata una grossa produzione, quindi il vino è ricco di estratti, avendo una produzione molto più bassa rispetto alla media, e si ha un bel vino che durerà nel tempo.